Dunque, come vedete, ritorniamo praticamente dopo questa breve incursione all'indietro, diciamo così, negli anni 30. Ricordiamoci che senso ci ha avuto, no? In effetti il senso di questa incursione era di andare a trovare narratori contemporanei che poi hanno lavorato anche a lungo negli anni successivi, nei decenni. Per quanto riguarda Moravia, successivi, abbiamo aperto praticamente il contenitore, la narrativa contemporanea, no? Quindi ecco, con quest'autore qui, però, che è Beppe Fenoglio, non so, voi forse l'avete già visto nella nostra aula 129, perché è uno dei ritratti che di solito sta alle mie spalle, insomma, poi casomai quando ci rivediamo qua, ve lo faccio rivedere. Ecco, con Beppe Fenoglio basterebbe vedere, vedete ragazzi, le date di nascita, le date di morte. Morte abbastanza precoce, come vedremo, e siamo ritornati al secondo dopoguerra, cioè, tanto per capirci, Beppe Fenoglio è stato partigiano, quindi oltre che scrittore, e quindi insomma ritorniamo all'età del neorealismo. Diciamo che Fenoglio anche viene spesso, veniva, va? Adesso un po' meno, viene spesso inserito nel faldone del contenitore, nella cartellina neorealismo. Quanto possa essere limitante per Fenoglio chiamarlo neorealista, poi lo vedremo insomma nelle prossime puntate, diciamo così. Però per il momento conosciamolo, va. Vediamo un po', come ce lo dobbiamo immaginare. Vedete, siamo sempre nella famosa slide che utilizziamo sempre quando presentiamo autori nuovi, che figura è Fenoglio? Una personalità onesta, anche piuttosto capocciona, molto. Se è convinto di quello che pensa, lo porta avanti fino alla fine. Poi, una cosa che, come vedrete, è un elemento che sarà importante, almeno in un ambito della produzione che noi leggeremo, il Partigiano Johnny, forse il romanzo della sua vita, diciamo così, l'amore è anche la conoscenza molto precisa della lingua e della letteratura inglese. Come mai questa passione? Ma forse anche per forma di opposizione al regime fascista. Sapete che durante il fascismo i prodotti letterari, anche cinematografici, che venivano da nazioni considerate democratiche, nemiche al fascismo, vennero censurate. Quindi la letteratura inglese e quella americana in Italia, e anche il cinema, americano, anche francese, anche inglese, non circolò per niente. E Fenoglio coltivava invece questa sua passione, un po' se vogliamo clandestinamente, un po' come farà poi anche Cesare Pavese, che di Fenoglio più o meno è coetaneo. Quindi ecco, immaginate un anglofilo, diciamo così. Poi questo senso dell'onestà, anche della dignità personale e anche della capacità di fare scelte difficili. Ecco, qui non siamo più, tanto per capirci, in ambiente inettitudine, anzi direi il contrario. Ecco, lui sa bene quello che è giusto e quello che è sbagliato, almeno se crede di saperlo, insomma, no? Ha dei valori che è pronto a difendere fino alla fine, sono i valori della democrazia, dell'antifascismo, e quindi questo atteggiamento poi lo porterà a partecipare attivamente, ripeto, come partigiano, come combattente alla resistenza, quindi è uno che ha rischiato la pelle per cacciare via i fascisti e i nazisti dall'Italia, insomma. Politicamente non si schiera, in effetti lui non è né di sinistra, è uno che però vuole cogliere l'autenticità della gente, no? Quindi pensa che l'intellettuale debba contribuire in qualche modo a cambiare le cose, a cambiare il mondo, e quindi in questo caso, in questo senso, no? È un autore, se vogliamo, alla Vittorini, no? Neorealista, appunto. Lo stile, beh, lo stile è molto personale, quindi anche qui ho difficoltà a dire neorealismo punto, perché come vedrete, soprattutto ripeto, nel Partigiano Johnny, il romanzo che poi rimase purtroppo incompiuto, il romanzo come lo leggiamo noi è frutto poi di un'operazione di copia e incolla da parte delle case editrici, perché lui ha lasciato dei dattiloscritti, no? Scritti a macchina, ma non aveva completato la storia. In molte parti della storia ci sono anche dei buchi, insomma, quindi è un romanzo incompiuto, però
si può leggere, insomma. Ecco, lo stile è molto personale perché la lingua che utilizza lui è un po' lontana da quella che è tipicamente neorealista, no? Il dialetto è una lingua molto semplice. Lui, anzi, sì, il dialetto c'è, nel senso che lui è piemontese, è di Alba, zona bellissima delle Langhe piemontesi, zona di tartufi e di vino buono, e lì lui nasce nel 22, e quindi un po' di piemontesismi li troviamo, no? dentro le sue cose, dentro le sue scritture. Però attenzione, perché ci sono anche quelli che vengono chiamati anglismi, cioè parole mezze italiane e mezze inglesi, oppure addirittura pezzi di inglese. Quindi vedete, insomma, è un impasto che qualcuno ha chiamato espressionista, cioè insomma una lingua un pochino deformata, no? Diciamo, non è la lingua proprio tipica della nostra quotidianità. È anche molto divertente, come vedrete, lui conia anche delle parole italiane completamente nuove e inesistenti per essere più espressivo possibile. Quindi, però, vedete, l'uso della lingua che fa Fenoglio è un po' lontano, insomma, dalla caratteristica, no? Di comprensibilità assoluta di una lingua elementare come la volevano gli autori neorealisti, insomma. Però comunque vediamo poi meglio quando ci arriveremo. 1922, ripeto, Alba nelle Langhe piemontesi, del suo paese di origine, liceo classico, vabbè, un vostro quasi collega. Poi si iscrive alla facoltà di lettere, quindi vede, lui c'ha proprio il pallino, no, dello scrittore. Però nel 43, purtroppo, proprio nella fase finale della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, sapete, non so se non l'avete ancora studiata, però sappiate che, l'abbiamo già detto tante volte, la guerra nel 45 finisce. Ecco, nel 43 purtroppo deve interrompere gli studi universitari perché viene richiamata alle armi. Cioè l'Italia sta andando malissimo in guerra, il fascismo tra l'altro sta anche per cadere, e praticamente il fascismo chiama alle armi chiunque se le sappia portare, anche i ragazzi dell'età di Fenoglio. Ecco, nel 43 lui quanti anni c'aveva? Più o meno una ventina d'anni, quindi insomma. E dopo l'8 settembre è il tracollo dell'esercito italiano, arrivano gli inglesi e gli americani in Italia, l'8 settembre l'esercito italiano si sfascia completamente, cade il fascismo, era già caduto a luglio, e molti soldati, ragazzi, nello sfascio dell'esercito italiano preferiscono unirsi ai partigiani, cioè c'è da cacciare via i tedeschi che stanno in Italia, i nazisti, i tedeschi che stanno in Italia, e quindi l'unico modo è di prendere le armi e andare in clandestinità a fare appunto la guerriglia contro i tedeschi e contro i fascisti che si sono rifugiati nel nord Italia. Quindi ecco, lui fa questa scelta come tante migliaia di ragazzi della sua generazione. Finisce la guerra, ovviamente lui sopravvive a questo suo impegno molto rischioso, chiaramente un partigiano catturato era un partigiano morto, perché i partigiani non ottennero mai il riconoscimento ufficiale da parte dei tedeschi e dei fascisti, quindi erano dei banditi, insomma, tanto per capirci. E però, insomma, lui fa parte di quelli che ce l'hanno fatta. Alla fine della guerra, ragazzi, purtroppo gli studi non li riprende più, ne ha vissute tante, non gli va più di mettersi a studiare lettere, insomma, e però trova impiego come appunto impiegato, poi diventerà anche un dirigente, pensate che roba, in una ditta che produce vino di Alba. E quindi quello sarà il suo mestiere, praticamente, dal 45 fino alla morte, fino al 63. Però il gusto della scrittura gli rimane, quindi lui affiancherà al lavoro che gli permette di vivere anche piuttosto bene, no, questa passione della scrittura. Quindi nel 52, vedete, abbastanza presto, pubblica una raccolta di racconti tutti ambientati durante la Resistenza, che si intitolano I 23 giorni della città di Alba. Alba fu conquistata dai partigiani a un certo punto e per 23 giorni Alba fu tenuta e alla faccia dell'esercito tedesco e anche dei fascisti, quindi sperimentò una sorta di autonomia, no, questa città. Poi purtroppo arriva il grosso dell'esercito tedesco e Alba viene evacuata dai partigiani. Però in questi 23 giorni, insomma, lui racconta quello che succede attraverso una serie di raccontini, diciamo così. Poi pubblica anche un libro, per esempio un romanzo breve che si intitola La Malora, che invece è ambientato fra i contadini delle Langhe, contadini che non se la passavano troppo bene, insomma, lo potete immaginare, e Primavera di bellezza, anche, che è una sorta di, come si vorrebbe dire, di
prequel del Partigiano Johnny. E naturalmente, insomma, i riconoscimenti della critica non sono tantissimi, perché lui descrive la resistenza senza troppa retorica, senza voler per forza far apparire, come vedremo, insomma, no? I partigiani come eroi con la E maiuscola, cioè dentro i partigiani, dentro la resistenza c'era pure gente magari poco raccomandabile, insomma, come in tutti i gruppi umani. Quindi lui racconta la resistenza così come era realmente, insomma, quindi con i suoi eccessi, anche con la sua gloria, con le sue ambizioni, eccetera. Nel 60 si sposa, e vabbè, succede, è un errore che facciamo in tanti. 2 anni dopo nasce una bambina, e però poverino, lui grande fumatore, purtroppo contrae un cancro ai polmoni, e nel 63, poco prima di compiere 41 anni, veramente giovane, poteva scrivere ancora tante cose, insomma, muore di cancro al polmone, quindi insomma ci lascia molto prematuramente. Dico 2 cose sul Pavese e poi terminiamo, così non vi faccio lavorare troppo da soli. Sapete che in fondo a queste slide di solito poi c'è un discorsetto di introduzione alle opere, no, dell'autore. Beh, qualcuna l'abbiamo già nominata, sicuramente, ecco, i due filoni principali, beh, questo sì, nella scelta delle tematiche Fenoglio è neorealista, no? Corrisponde all'identikit tipico. Come abbiamo già detto, ci sono racconti e romanzi brevi che lui pubblica sulla vita dei contadini del suo paese, insomma del suo territorio, cioè delle Langhe, quindi storie di sfruttamento, di miseria, di lavoro duro, eccetera. E poi naturalmente c'è il secondo filone, che è quello che lui ha vissuto poi in prima persona, che è la guerra partigiana, quindi è il neorealismo che guarda alle spalle, no? Che guarda, insomma, al passato più recente, diciamo così. Le due cose che leggeremo noi, ma in parte, un brano e un brano, riguardano un primo romanzo che io trovo bellissimo, poi vedremo perché, insomma, che è Una questione privata. Dal titolo non si direbbe che racconti una storia ambientata durante la resistenza, invece no, è proprio così. E poi l'altro, diciamo, l'altra opera di cui abbiamo già parlato è... quindi c'è il libro di Johnny. In effetti, pensate che lui non aveva nemmeno ancora pensato a un titolo, no, di questo suo romanzo, piuttosto grosso, mentre il resto della produzione narrativa è abbastanza breve, quindi o racconti o romanzi non troppo lunghi. Ecco, il Partigiano Johnny, come venne intitolato poi dalla casa editrice che l'ha messo insieme, cioè che è Einaudi, e invece voleva, secondo le intenzioni di Fenoglio, rappresentare il suo capolavoro massimo, quindi anche come dimensione, una specie di racconto lungo, no? di romanzo, insomma, sulla resistenza, vista attraverso il partigiano Johnny era il nome di battaglia di questo partigiano, che in fondo, come vedremo, rappresenta l'autore, no? Poi ci si specchia in pieno. Ecco, qui, mentre in Una questione privata il linguaggio è ancora tutto sommato semplice, no? E comodo, come vedremo da leggere, un po' la Moravia, tanto per capirci, ecco, nel Partigiano Johnny è lì che lui sperimenta quel miscuglio, quel cocktail, no? Diciamo così, linguistico, fra piemontese, italiano dalle parole particolarmente nuove e inglese, no? Anglismi o addirittura inglese direttamente, che lo rende così, così interessante, insomma. Quindi scelte linguistiche più sperimentali lui le fa dentro il Partigiano Johnny. Io, se non ci sono domande, finirei qui, così ci abbiamo, insomma, di fronte la lezione, diciamo così, di presentazione, no? Di Fenoglio, e poi la prossima volta, diciamo, ci vedremo con la sua opera, le sue